Romaneschi, che è il presidente del comitato di organizzazione, Vanni Merzari, membro del comitato, che parlerà soprattutto dell'aspetto sponsor, e Fabrizio Biagi, che è il direttore di corsa, che parlerà di aspetti più tecnici, magari legati al percorso e non solo, per un altro evento che viene organizzato nell'ambito della Gran Fondo San Contrato. Ecco, da parte mia per il momento sarebbe tutto, lascerei la parola a Sergio Romaneschi, appunto presidente del comitato d'organizzazione e direttore operativo, per una panoramica su. Alle good things in drei. Tutte le belle cose sono tre. È nostra, è la terza edizione, quindi può essere solo bella. La prima edizione ha avuto un grande successo di partecipazione, ma purtroppo la meteo ci ha messo in difficoltà e abbiamo trovato una soluzione che in ogni caso funzionerebbe anche con il brutto tempo. La seconda edizione invece ci ha permesso di fare il percorso come volevamo farlo, e la terza edizione, che è questa, le previsioni del tempo sono perfette, portano addirittura 30 gradi ad Ambrì-Cosa, che io non mi ricordo da tanto tempo, che nonostante frequento o ho frequentato tante volte Ambrì, ma 30 gradi sono già tanti, e quindi dovrebbe essere l'ideale. Ultimamente, visto le previsioni del tempo e visto che abbiamo fatto anche una certa pubblicità sul sito, vanno anche a gonfie. La preparazione, io devo dire semplicemente che ringraziare lo staff che è attorno, lo sponsor principale, cioè La Gran Fondo, e essere anche, diciamo, ancora più di parte in quello che è tutto il campo ciclistico, visto che comunque anche a livello di testimonial, Fabian Cancellara, vuoi Nino Schurter, e anche il nostro evento della banca col Cancellara Challenge, Nino Bike Days, Alax, diciamo siamo molto presenti in questo campo, anche grazie alla cooperazione che abbiamo anche noi con la Federazione Svizzera di Ciclismo. Bene, per quel che riguarda l'evento, avete ricevuto la documentazione, a un certo punto, subito all'inizio parliamo delle fantastiche bellezze del San Gottardo. Per quale motivo? Noi abbiamo anche uno slogan, che è stato coniato fin dalla prima edizione, una competizione, mille emozioni. Per quale motivo? Perché, il percorso della gara, si snoda. Beh, si parte da Ambrì, si sale la Tremola, Gottardo, poi il Furca, la Nutrin. Quindi si va incontro a dei paesaggi veramente molto belli. E la particolarità di questo Gran Fondo consiste nel fatto che il cronometraggio viene fatto solamente sulle salite, quindi verrà fatto la somma delle tre salite e si saprà chi avrà vinto. Questo per quale motivo? Per due principalmente. Uno è l'aspetto legato alla sicurezza. Con questa, diciamo così, aspetto di cronometrare solamente le salite, puntiamo sulla sicurezza, in modo che uno non ha bisogno di scendere come un pazzo dalla discesa, cambia la gonfia, il tempo è quello delle salite e anche gli altri anni. E vediamo appunto quanto è determinante il tempo. Questo per mille fattori lo sappiamo tutti, ma anche lo scorso anno abbiamo avuto fino a una settimana prima della gara un certo numero di iscritti e poi durante l'ultima settimana ancora un boom. Quello che stiamo vivendo adesso, parecchia gente paga qualche 7-8 franchi in più, però alla sicurezza, uno dei passi aperti, perché il primo anno abbiamo addirittura due passi su tre chiusi e tre sull'aspetto appunto di una temperatura mite, perché siamo 3 volte sopra i 2000 metri, e il fatto di potersi ancora iscrivere il sabato e la domenica direttamente sul posto, sono sicuro che qualcuno domenica mattina si alzerà, vedrà il cielo azzurro e verrà da Brì per partecipare alla terza Gran Fondo San Gottardo. Cosa fondamentale che abbiamo introdotto quest'anno, soprattutto parlando con Flavio Rusca, che è un esperto di gare, mettiamo un tempo limite sul passaggio del San Gottardo, cioè chi non transita entro le ore 10 verrà comunque convogliato sul percorso corto. L'anno scorso purtroppo per 10, forse 10 partecipanti, neanche 10 partecipanti, abbiamo avuto, tutto il personale è stato in giro 2 ore in più, perché abbiamo fatto abbiamo cronometrato tutti i passaggi, queste 10 persone ci hanno causato 2 ore di ritardo. Erano un po' pochine, abbiamo fatto un po' di autocritica, quest'anno ci saranno una quindicina di moto, 10 come si chiama quella? Fondo De Gerosa, come si chiama? Quella della
Ducati e 5 della Harley Davidson che ci garantiranno comunque una certa sicurezza ai corridori. È chiaro che tutti non possiamo coprirli perché se da 100 a 100 persone è praticamente impossibile, però soprattutto sulle discese cercheremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, di frenare i concorrenti, nel senso chi avrà macchine al seguito. Non vogliamo più gente con macchine al seguito perché creano solo ingorghi e problemi sui punti di ristoro. L'anno scorso abbiamo avuto 7-8 macchine, lo diremo anche in partenza, chi avrà macchina al seguito verrà squalificato. Di un carretto di sicurezza della Swiss Cycling, quest'anno non l'avremo più, però abbiamo fatto fare, 5 dispositivi che verranno montati sulle auto con le luci arancioni e con il cartello gara ciclistica. Avranno anche microfoni esterni, quindi chi farà il direttore di corsa, chi farà la sicurezza potrà anche parlare anche con gli automobilisti perché sono abbastanza forti. Online fino a giovedì sera e poi da giovedì sera non ci si potrà più iscrivere direttamente sul sito, ma sarà possibile l'iscrizione sul posto, ancora come dicevo prima, e l'abbiamo visto lo scorso anno, sia il sabato che la domenica sono ancora parecchi quelli che sono iscritti direttamente sul posto, sono proprio gli ultimi che aspettano la definitiva conferma della meta. Quindi fino a giovedì sera è ancora possibile iscriversi online direttamente sul sito, e il sito è quello che riporta tutte le informazioni e anche le ultime news vengono chiaramente veicolate attraverso il sito che è granfondosangottardo.ch.com. Vi vengono date tutte le informazioni, come dicevo, l'iscrizione diretta attraverso il portale MySDAM, che MySDAM è la società che gestisce il cronometraggio, e poi appunto sabato e domenica sarà ancora possibile iscriversi. Nella mappetta stampa, per chi non l'aveva ancora ricevuto negli anni passati, c'è il coltellino della Victorinox, che è un oggetto oltre che qualitativamente molto valido, particolarmente apprezzato. E quest'anno sicuramente anche di apprezzato, ci sarà questo set di chiavi, proprio il kit di soccorso per il ciclista, e poi ci sono chiaramente altri elementi in questo pacco gara, ci sono delle barrette dello sponsor, ci sono dei gel, acqua, una carta vantaggi che abbiamo allestito già lo scorso anno che dà beneficio a degli sconti su diverse strutture turistiche della zona, musei, impianti di risalita e poi naturalmente altre informazioni. Perché è il fulcro della nostra competizione ciclistica, dove si parte, dove si arriva e dove ci sarà anche un villaggio. Quindi qua i concorrenti subito la mattina potranno iscriversi, ci sarà il pacchi gara, ci sarà il caffè, quello che vogliono, durante il giorno ci sarà chiaramente una buvette, il pasta party per tutti i concorrenti che arrivano è organizzato in loco, ci sarà uno spazio per i nostri ospiti, ci saranno degli stand informativi legati in modo particolare al mondo del ciclismo, ma non solamente. Quindi ecco una sorta di piccolo evento nell'evento, un villaggio che vive durante tutto il giorno, perché ormai voi dovete calcolare che i ciclisti partono alla mattina alle ore 8, alle ore 8 con griglie di 200 e poi man mano durante il giorno arrivano. Ecco, quindi chi durante il giorno sarà qua non si annoierà, non solamente i grandi ma anche i più piccoli. E qua cedo ancora la parola. La gara di mountain bike per i bambini sarà organizzata qui sul piazzale esterno e abbiamo fatto una grossa promozione quest'anno nelle scuole, praticamente a tappeto da Arvedo giusto, fino a Irola. Quindi abbiamo fatto un volantinaggio, abbiamo distribuito più di 1500 volantini spiegando la manifestazione. Questa manifestazione non è una gara propriamente ciclistica, noi la chiamiamo cronocross. Perché? Perché praticamente è un percorso e viene cronometrato il percorso per evitare che i ragazzi che non hanno mai corso in bicicletta, quindi hanno magari poca dimestichezza in bicicletta, che si devono confrontare con ragazzi che hanno dimestichezza in bicicletta, creano qualche incidente. Quindi abbiamo fatto questo percorso, quindi cercando di evitare qualsiasi possibile incidente. Io posso capire, ma un ragazzino arriva la maratona delle Dolomiti, il dislivello è inferiore, malgrado che ci siano anche dei chilometri di più. La Nove Colli giù a Cesenatico, la stessa, cioè,
hanno un'altimetria molto più tranquilla, quindi attirano un gran numero di ciclisti, siamo tra i 10 e i 12 mila partecipanti. Non dico chi si iscrive e poi non viene accolto, perché sono delle cifre incredibili. Se pensiamo alla maratona delle Dolomiti, quest'anno ci sono stati 32.000 preiscritti e ne hanno accolti 9.500. Quindi il potenziale c'è, i ciclisti che frequentano la maratona. Vengono da tutto il mondo, è vero. E la nostra sta crescendo adagio adagio, ci vuole pazienza. Se pensiamo che la maratona delle Dolomiti è la 30ª edizione, la prima ha avuto 165 iscritti, ci vuole tempo per crescere. La nostra, come dicevo, sta crescendo. Se guardiamo la lista di iscritti, l'anno scorso c'erano due inglesi, quest'anno ce ne sono già una trentina. I tedeschi sono in fortissimo aumento. Olandesi, neozelandesi, quelli magari sono un po'. Però, vedete, è il passaparola. Il passaparola che fa in modo di aumentare le iscrizioni. Nient'altro che il fatto di leggere su Facebook, per esempio, i commenti di chi ha già fatto la Gran Fondo San Gottardo, ne parlano tutti in modo entusiasta. Ripeto, ci vuole pazienza, sicuramente abbiamo tutti le caratteristiche per diventare una corsa importante, dal percorso, la logistica e la gran voglia di fare che abbiamo noi. Tutto però è sempre in funzione delle finanze, della partecipazione dei nostri sponsor. Del main sponsor ormai abbiamo girato molto e non facciamo mai abbastanza per ringraziarlo. È un logo che ormai accompagna molte gare del ciclismo, come diceva giustamente Filippo, e noi siamo veramente molto soddisfatti che accompagni anche la Gran Fondo San Gottardo. Più o meno tutti regionali, anche questa è una caratteristica che ci fa molto piacere, perché c'è il progetto San Gottardo, che fin dall'inizio ha creduto nella nostra manifestazione e continuerà a farlo, l'azienda elettrica ticinese che ci sostiene già ormai da un paio d'anni o tre, addirittura, cioè dalla prima edizione, sì, dalla prima edizione, il Ticino Turismo, che malgrado il cambiamento anche di direzione ha continuato e ha riconfermato il suo appoggio, la Chicco d'Oro, immancabile in qualsiasi manifestazione in Ticino, Victorinox, che è legata a noi dal simbolo delle Alpi, svizzere, dal fatto che è un marchio che si contraddistingue tipicamente con la Svizzera, con il cortellino svizzero. Anche questo è un timbro che a noi piace avere. E poi gli sponsor istituzionali come il Comune di Quinto, che ci ha ospitato e ci ospita e ci dà anche l'appoggio logistico per tutta la nostra